È Treviso, secondo i rilevamenti dell'ARPAV, oggi la provincia più calda del Veneto. Il termometro, secondo la centralina del capoluogo, è salito fino a 35,5 gradi, contro i 35,2 registrati a Vicenza, i 34,7 di Villafranca di Verona, i 33 di Santa Pollinare a Rovigo, 32,8 a Legnaro nel Padovano e 32,7 a Cavallino Tre Porti sulla costa veneziana. La terza ondata di calore dell'estate non si sta facendo sentire solo in pianura, caldo opprimente anche in pedemontana, ma sono i valori della montagna a rendere manifesta l'anomalia. Punta Appenia, Marmolada, alle 17:13 di questo pomeriggio. La stazione meteo rileva un nuovo record, 14 gradi. Il 3 luglio del 2022, quando il distacco del Seracco causò 11 vittime, secondo gli esperti anche la temperatura elevata contribuì al disastro, 10 gradi e 4, ben al di sotto dunque dei 14 registrati oggi e dei 15 previsti per domani. Il SUEM 118 di Treviso mette in guardia da malori e dal pericoloso colpo di calore. C'è un disagio intenso con un bollino rosso su tutta la regione Veneto ed è destinato a perdurare anche nei prossimi 2-3 giorni. Con riferimento invece alle missioni di soccorso, per fortuna non si è assistito ad un incremento significativo. Ci sono stati 4-5 interventi di soccorso in tutta la provincia per malori che potrebbero essere riferiti al caldo. Principalmente persone anziane e con una caratteristica, no, dell'esposizione al caldo, alla temperatura, è che accentua, può portare a criticità situazioni di patologie già preesistenti. Per le fasce a rischio, bambini e anziani, la dottoressa Ferramosca raccomanda prudenza, anche se dice anni di campagne di prevenzione e informazione stanno dando dei risultati. Rispetto agli anni precedenti, i malori da caldo sono sicuramente diminuiti. Questo ci fa pensare che siano state acquisite delle informazioni importanti da parte degli utenti, delle persone, per tenersi in sicurezza.